Quindi andiamo con la recensione. Vai tu, Francesco. Va bene, allora, rispetto all'episodio precedente, questo in realtà l'ho preferito un po' meno, perché vabbè, lì c'è un lato tecnico, però qui abbiamo un cast che a livello corale recita molto meglio, e vabbè, tutta la parte finale dove ha spiegato bla 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 mi è piaciuto molto, perché è riuscita a prendere molto. E vabbè, il caso in sé non era neanche così tanto particolare, cioè era molto semplice, se vogliamo. E poi i personaggi mi sono piaciuti nonostante ci sia qualche macchietta, vabbè, classiche cose. Fai tu, Deb. Allora, a me sono piaciute molto le scene dove appunto Hillary Queen ha il raffreddore, insomma, sta male, e soprattutto quella finale col padre mi ha fatto un sacco ridere. Però come caso, come episodio, non mi ha preso molto, nel senso sì, è stata interessante la dinamica, un po' meno il movente, il meccanismo è stato curioso, però non l'ho apprezzato tantissimo. Facciamo 7, dai. Sì, okay. Io sono d'accordo con Deb per una volta, 7 anche io. Va bene, io do 7 più perché... o meno avete detto voi in realtà, e secondo me è un caso abbastanza di intrattenimento, quindi si ride, c'è anche un po' di, c'è questo montaggio, diciamo, che vuole un po' accelerare le cose, frizzantino come l'aria che è frizzante, e quindi funziona, la comicità funziona, secondo me tutto sommato può andar bene. Il caso, anche il modo in cui viene ucciso, è anche interessante, per carità, però non è troppo un focus. Magari in un film di, non lo so, di un'ora e mezza sarebbe stato meglio, ecco. Questo è un caso da esplorare un po' di più. Ci sono le solite cringiate degli anni 70 americani, che però ci danno anche il polso di quello che era la situazione politica. Quindi per me un 7 più, perché è discreto, dai.